Eccomi qua per parlare del crack di Sinner. Sono molto furioso, sono molto arrabbiato, anche se devo chiedere scusa per oggi, ma ho avuto un problema, non ho potuto portare in porto la live, mi sono perso praticamente quasi due set, ma sono molto deluso. Sono molto deluso perché questa era una partita molto 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 importante. Io il terzo set non l'ho visto, praticamente quasi niente. Il quarto non l'ho visto, ho visto la parte, diciamo, un pochino finale tra sì e no, perché poi avevo spento la televisione per l'arrabbiatura. Mi dispiace, ma io credo che oggi si siano viste alcune cose che vanno analizzate in un modo abbastanza importante. Allora, quando l'ultima volta Sinner affrontò Alcaraz ha avuto gli stessi problemi di oggi. Primo set in pompa magna, poi crollo fisico verticale e Alcaraz vince. L'ultima volta. Cos'erano gli Indian Wells? Non mi ricordo. Oggi stessa cosa. Primo set in pompa magna, poi crollo fisico e... Allora, io credo che su questo aspetto Sinner debba lavorare, ma lavorare molto, perché tu non puoi perdere partite come quelle di oggi. Allora, sei andato in vantaggio con un primo set spettacolare, 1-1, hai vinto il secondo set. In una partita come quella di oggi tu devi vincere, tu non puoi perdere una partita come quella di oggi. Perché? Perché poi, quando si va davanti alle telecamere a rilasciare le interviste post partita, sì, come ha detto lui oggi, sì, io sono migliorato, devo lavorare, cioè tutti i soliti discorsi che sono dei lenitivi per cercare di mitigare la rabbia, perché io sono convinto che dentro abbia un oceano in tempesta, Yannick, per la delusione, ma fa bene ed è vero, fa bene, deve essere così, perché questa partita di oggi è una ferita enorme che probabilmente non si rimarginerà neanche. Signori, lunedì c'era l'ufficializzazione del suo numero uno al mondo. Tu questa partita oggi la dovevi vincere a costo di usare martelli, trapani, quello che ti pare. Tu oggi non potevi perdere. Io la partita ho visto le cose salienti fino a 5 minuti fa. Ha fatto degli errori, signori, che non sono da Sinner. Non sono da Sinner. Oggi la partita non l'ha mica vinta Alcaraz. Perché guardate che anche Alcaraz oggi non è che abbia fatto niente di straordinario. La partita oggi l'ha persa Sinner. Però questo ragazzo a me pare che abbia un pochino troppi problemini. È una volta ce l'anca, è una volta devo migliorare, una volta ho i crampi, una volta il polso, una volta il piede. Cioè, mi sembra che di problemini ce ne siano diversi. Allora, dove bisogna lavorare con Yannick? Sulla tenuta fisica. Perché i colpi li ha a qualunque colpo, qualunque colpo. Oggi purtroppo ne ha sbagliati una marea. Ha sbagliato due o tre smash che sono una roba, cioè quegli smash lì li può sbagliare gente che sono il numero 50 del mondo, non Sinner che è il numero uno del mondo. Mi dispiace per quello che io ho visto e ripeto, le immagini che ho visto fino a poco fa, ma sono molto 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 deluso, per non dire ferito da questa partita. Veramente, veramente una grande delusione quella di oggi. Grande perché, ripeto, non perdere, perché perdere ci sta, perdere per carità, è una competizione sportiva, vince e perdi, è il modo. Cioè, ho visto alcune cose belle, ma ho visto una marea di errori. Ma errori proprio non, come un numero uno non può. Cioè, signori, io ho chiuso qua, prima di chiudere la live, ero andato via, aveva fatto sei doppi falli. Sei doppi falli. Ma guardate, ragazzi, che in una finale sei doppi falli sono tanti, eh? Non sono mica pochi, sono tanti. Vabbè che Alcaraz anche ne ha fatti 6, 6, 7 anche lui, ma sono tanti i doppi falli. Di cosa vogliamo parlare? Della tensione?
Va bene, ma questi due giocatori non hanno cominciato a giocare una settimana fa, ormai è un paio d'anni che giocano ad altissimi livelli. La tensione c'è, sì, c'è, ma fino a un certo punto, poi dopo. Poi Sinner è stato male, anche oggi siamo qui a parlare di un Sinner che non era al meglio. Ma ragazzi, ma quando tu arrivi a queste partite qui, se non sei al meglio, non le giocare neanche, stai a casa. Cioè, non, veramente ragazzi, guardate, sono veramente molto, ma molto, molto deluso. Molto deluso perché secondo me oggi Alcaraz non ha fatto nulla di straordinario. Era un giocatore che tu potevi battere e nel primo set l'aveva dimostrato. Sono molto, molto deluso da Sinner, molto deluso. Oggi veramente non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché questa era una partita che dovevi vincere, questa era una partita che ti avrebbe consacrato al mondo del tennis in tutti i modi. Numero uno del mondo da lunedì e in finale di Roland Garros domenica. Sarebbe stata l'apoteosi. Era la partita questa che ti avrebbe consegnato al mondo del tennis. Io invece ho visto un Sinner in grande difficoltà, un Sinner appannato dal secondo set in poi, che non è stato più lui. Mi dispiace, sono molto, ma molto, molto deluso, ferito, arrabbiato e spero di rifarmi domani con la finale della Paolini, anche se incontra la numero uno del mondo, quindi la vedo molto difficile la cosa. Però ripeto, oggi non ho visto il Sinner che mi aspettavo di vedere. Ho visto un giocatore che per me era il numero 20 del mondo oggi. Non è stato Sinner e questo ha facilitato enormemente la partita di Alcaraz, perché con un Sinner vero oggi Alcaraz non avrebbe mai vinto. Quindi grande delusione, non so in che modo perché tra un mese neanche comincia il Wimbledon. Quindi mi auguro che Sinner possa tornare ad essere Sinner, ma soprattutto non più ad ogni partita avere problemi fisici, perché signori, quando non hai la tenuta fisica, questo il tennis, ragazzi, non è uno sport dove tu sai che cominci e dopo un'ora e mezzo finisce come il calcio, in 90 minuti. Qui ci sono delle partite che possono essere di un'ora e mezzo, come di tre, come di quattro, oggi 4 ore e un quarto, questa. Al quinto set, oggi il quinto set non si doveva giocare. Dopo che Sinner aveva vinto il secondo set, stava 2-1, doveva vincere anche il terzo, perché oggi Alcaraz non era un giocatore straordinario, era un giocatore battibilissimo. Quindi ripeto, non ha vinto Sinner, non ha vinto Alcaraz, ma oggi ha perso Sinner sotto tutti i punti di vista. Ripeto, con Sinner bisognerà lavorare a livello soprattutto fisico, perché la testa ce l'ha buona, i colpi ce l'ha, il fuori classe lo è, ma devi lavorare sulla tenuta fisica. Non puoi arrivare in una semifinale di un Roland Garros, avere il fisico per una set e poi gli altri tre quasi non li giochi più perché annaspi e non ce la fai. Non aveva più le gambe, non aveva più la forza nei colpi, non te lo puoi permettere. Mi dispiace. Per quanta gioia mi ha dato Sinner in altre occasioni, oggi mi ha dato veramente una grandissima delusione. Ciao a tutti.